Ciao, sono tornata. Anzi, sono tornati i semini. Le piantine, anzi, sono tornate le piantine. Eccoci a un nuovo aggiornamento di Semina. Ciao, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Francesca e nei miei video parlo di succulente. Ti chiedo intanto una piccola cortesia, cioè di mettere mi piace a questo video per sostenere il mio canale. Anzi, iscriviti anche al mio canale e attiva la campanella, così resterai sempre aggiornato. Il 30 maggio ho seminato dei semi sia di cactus che di euforbio obese. Quindi oggi vedremo come stanno queste piantine. Benvenuti in un nuovo aggiornamento di Semina. Quasi mi dimenticavo! Dopo gli aggiornamenti ci sarà una sorpresina per voi. Restate fino alla fine. È il 6 settembre, quindi sono passati già giugno, luglio, agosto, quindi 3 mesi e poco più. Le nostre piantine stanno abbastanza bene. Non esageriamo, però, perché sennò potrebbero sempre morire. Allora, iniziamo con le belle notizie, va là. Le euforbie stanno molto molto bene, stanno crescendo davvero tanto, stanno finalmente facendo la pallotta, anche se questa pallotta mi sembra molto costoluta. L'euforbia obesa non è così costoluta da grande, quindi non so se sia normale che poi dopo, vabbè, dopo cambia crescendo, oppure potrebbe anche essere che questa pianta è stata impollinata con altri tipi di piante di euforbie. Questo non lo so, perché io quando l'ho comprata già aveva i semi, quindi cosa è successo nel vivaio, questo non lo so. Vedremo come saranno quando cresceranno, però sono molto contenta. Stanno sopravvivendo, sembra tutte, anzi, sembra che anche quelle che avevano fatto quella strozzatura si siano comunque abbiano comunque continuato a crescere molto bene, perché sono tutte aumentate, sono tutte cresciute. Quindi penso che si sia sistemato meglio, forse stanno facendo le radici anche più in su della strozzatura, forse. Quindi sembra che si siano salvate bene. Quindi sono sempre 7 per ora, 7. Qui a fianco, non so se le altre volte ve li avevo fatti vedere, ma avevo messo due vaschettine, vedete, di semini di cactus, quello che non so che cos'è. E sono cresciute davvero tantissimo rispetto a quelle che io ho messo comunque nel vasetto quadrato singolo. Perché questi, sempre gli stessi semi, li avevo messi anche in un vasetto singolo. E purtroppo questi hanno avuto un problema. Si sono decimate praticamente. Ora ne sono rimaste pochissime in questo vaso. Sicuramente si sono scottate un po' col sole. Perché all'inizio li avevo messi in un punto e non avevo notato che gli arrivava il sole e quindi probabilmente si sono bruciate. Però comunque, a parte questo, anche quelle poche rimaste, che comunque adesso stanno anche più larghe, sono molto più piccole di quelle nella vaschetta. Non so se si vede. Guardate, sono molto più piccole. Non so perché, sinceramente, forse quella nella vaschetta. Boh, non saprei proprio perché sono più. Non saprei proprio dirvi perché queste nella vaschetta sono più grandi. Cosa che stanno anche molto più strette. Boh, forse questa vaschetta piace di più. Oppure perché erano in un punto più ombreggiato. Vediamo come si evolve. Infine, gli altri due vasetti con i semi di melocactus. Loro stanno crescendo anche loro piano piano.
Comunque non sono grandi come gli altri nella vaschetta, sono più piccoli. Ah, e tutti questi cactus, quindi non le euforbie, sono marroni. Crescono, cioè sono vivi, però sono sul marrone, non sono verdi. E non so se questo sia un bene o un male. Penso che... Perché io comunque li ho sempre tenuti fuori quest'estate, anche adesso d'agosto sono stati fuori, erano all'ombra, però forse avranno sofferto un po' il caldo. Comunque sono marroni, però sono vivi, quindi per ora sembra andare tutto bene. Qui da me le temperature sono scese rispetto ad agosto, ovviamente c'è stato un calo in tutta Italia, quindi anche da me sono scese. Di notte arrivano 15 gradi, 14-15 gradi, e quindi io ancora le tengo fuori. Di giorno però arrivano anche a 28 gradi, forse anche 30, non saprei. Quindi comunque di giorno è abbastanza caldo, di no, di sera invece è un po' più fresco, cosa che comunque a loro non disturba. Le piante grasse, questo, gli sbalzi non disturbano, credo neanche ai semi. O meglio, neanche alle piantine piccole. Cerco di tenere sempre il terreno umido, però ecco, ancora sinceramente non so cosa farò in inverno, dove le terrò. Magari nel prossimo aggiornamento, che spero arrivi prima di un mese, avrò trovato cosa fare. Non ho avuto tempo di chiedere nemmeno alle persone che conosco, quindi vi farò sapere nel prossimo aggiornamento. Per ora stanno fuori. E niente, quindi così le piantine comunque stanno bene, stanno sopravvivendo. Il prossimo aggiornamento arriverà prima e vi farò sapere meglio per l'inverno. Ed ora la sorpresa. Qualcuno sarà molto più contento magari di altri. Però finalmente vi mostro le mie aiutanti, che aiutano poco, cioè le mie gatte. Eccone una tutta nera. Oh. Ecco, lei scende subito, per carità, scende, scende. Lei si chiama Medì, è un nome che non gli ho dato io. Perché io non l'ho presa da cucciola, ma è venuta a vivere con me perché la famiglia che la teneva prima, dopo aver avuto un figlio, ecco, lei, questa gatta, essendo un po' un carattere un po' particolare, un po' burbero, quando il bambino gli si avvicinava, tanto i bambini comunque sono curiosi, e lei gli faceva un po' così con la zampetta, non l'ha mai graffiato, però. E quindi l'hanno data via e l'ho presa io. È stato un trauma grosso portarla qui. Abbiamo sbagliato proprio nel prenderla, perché appunto lei ha un carattere, ma già quando stava con l'altra famiglia non si fa prendere, cioè, oddio, si capisce che la devi prendere e vuoi costringere a fare qualcosa, lei quella volta che si impunta e non la fa. Quindi lei aveva capito che, quando io sono andata a prenderla, aveva capito che volevamo metterla dentro al trasportino, perciò lei si ha iniziato a nascondersi, poi se ci avvicinavamo soffiava, provavamo a prenderla, graffiava, mordeva, poverina. E quindi dopo l'abbiamo presa purtroppo in malo modo, meglio il vecchio proprietario. L'ha presa in malo modo e dopo lei è rimasta anche molto traumatizzata da quello. L'abbiamo messa nel trasportino, poi l'ha portata a casa e ci è voluto parecchio perché lei si abituasse a noi, perché si prendesse confidenza con noi, e diciamo che comunque però ci siamo riusciti. Dopo un po' comunque lei si è tranquillizzata, ci siamo capiti, insomma, sia noi a lei che lei con noi. Ho trovato comunque il nostro equilibrio. Abbiamo comunque
il suo carattere è quello, perciò molte cose non se le fa fare, come vedete, anche tenerla in braccio, lei proprio sta pochissimo, pochissimo tempo. Poi capirai, d'estate ancora di meno, d'inverno già di più, d'inverno anzi, molte volte lei viene anche sopra nel divano, se l'accarezziamo, la coccoliamo mentre sta dormendo così, no? Alcune volte, raramente però succede, che fa addirittura la pasta. E poi ovviamente dopo 5 minuti è come se si accorge e morde. Però ormai l'abbiamo capita, funziona. Lei è così e quindi l'accettiamo così. Però è carina. Ed è la preferita di mio marito. Invece, ecco, dopo, qualche anno dopo, a marzo 2020, proprio febbraio, fine febbraio mi pare, 2020, proprio prima che chiudessero tutto con il lockdown, abbiamo preso l'altra vicina rossa. Ta-da! Lei è la più carina, la mia micciolina preferita. Eccola qua, fatti vedere tu. Lei si fa fare tutto, anche se comunque è scomoda. Non gli piace stare davanti ai riflettori, poverine. Comunque anche lei è arrivata qui, l'abbiamo presa che era già grandicella, o meglio, non era proprio adulta, cioè la veterinaria ha detto che probabilmente non aveva un anno, però comunque non era proprio una cucciola. Anche se ovviamente comunque giù era comunque ancora giovane e molto vivace. Anzi, allora la caratteristica della vivacità è rimasta, è proprio una sua caratteristica, è un gatto vivace, molto giocherellone, ma è anche, lei invece è anche molto coccolona. Infatti lei viene sempre a farsi le coccole, lei la riusciamo, cioè quando se la prendiamo lei sta tranquillamente, ma proprio lei viene sopra, si fa fare tutte le coccole, fa le fuse ovviamente, mentre l'altra invece non le ha mai fatte, le fa solo quei rari momenti che la prendi bene, ti fa un po' la pasta, allora fa anche un po' di fuso, se no non le fa quasi per niente. Invece lei ovviamente le fa, anzi, dopo un po' che la coccoli, lei si mette, fa la pasta e ciuccia anche. E infatti all'inizio era inevitabile, le prime volte che lo faceva ciucciava le maglie che avevo addosso, no? Poi dopo mi sono ingegnata, perché dai, un po' dopo faceva schifo andare in giro con questa cosa bagnata, anche perché lei viene sul letto anche di notte, no? Quindi veniva di notte, poi ciucciava tutto il pigiama, restava umido, era brutto. E allora ho ideato questa cosa e praticamente sia nel letto che nel divano c'ho la sua maglietta dei ciucci a disposizione, quindi quando lei arriva, si inizia, quando vedo che inizia quasi a fare a ciucciare, prendo la sua maglietta, me la metto qui sopra e lei ciuccia lì. Cosa che poi adesso ormai, siccome lo fa da parecchio, ha capito e quindi aspetta sempre che gliela metto. È proprio bellina lei. Ed è la mia preferita perché è molto coccolona. E lei l'abbiamo presa sempre da altre persone che però l'avevano trovata in strada, che poi loro comunque ovviamente non è che l'hanno trovata e il giorno dopo ce l'hanno data, ovviamente loro, perché all'inizio questa gattina era così in giro per strada, andava da loro e loro gli davano un po' da mangiare e poi hanno visto però che insomma lei stava sempre lì intorno, si vedeva che non aveva una famiglia, che non andava da qualcuno, si vedeva che viveva fuori per strada e quindi poi hanno iniziato a farla entrare e per un po' l'hanno tenuta loro per qualche mese. Ma poi dopo hanno deciso di darla via e appena io l'ho vista mi sono innamorata. E quindi dopo
ci ho messo già, me la sono già prenotata perché già ancora erano indecisi quando io l'ho vista. E, però mi era piaciuta tanto, gli ho detto: ma se non la tieni, chiamami, eh! E infatti così è stato. E lei è carinissima, solo che non vanno molto d'accordo. Non giocano insieme, appunto hanno due caratteri completamente diversi. L'altra, Medì, sta molto sulle sue, non, gioca pochissimo, in più comunque con lei non gioca sicuro. E come spiegazione di questo comportamento molto chiuso di Medì, noi abbiamo sempre dato che comunque anche la padrona precedente l'aveva trovata quando era molto molto piccola, tanto che lei per i primi tempi gli dava il biberon. Quindi, non essendo cresciuta con la madre non gli ha mai insegnato come andare d'accordo con gli altri gatti. Cosa che mi sembra sicuramente, cioè è probabile che sia così. E quindi lei non ha mai visto praticamente nessun gatto. Oh, perché stava sempre dentro casa anche dall'altra padrona. Quindi era sempre da sola. Quindi non sa andare d'accordo con questa, non sa giocare con lei e quindi non vanno molto d'accordo, ecco. In più, sì, la Stellina è molto gelosa, quindi comunque io cerco di fare le coccole a tutte e due. Ovviamente lei, essendo molto più coccolona, lei viene a prendersele, l'altra invece no. Però io comunque cerco di farle le coccole anche all'altra quando è sul divano, per conto suo, quando è sul letto, quando sta sulla sedia. Vabbè, quando sta sotto il letto no, perché non vado sotto al letto, però se è possibile io gli faccio le coccole e quando gliele faccio, mamma mia, l'altra è gelosissima. E quindi spesso dopo che io la coccolo, quella coccolo Medì, se mi allontano un attimo, quella rossa attacca. Vedi, poverina. E ovviamente lei non sa reagire, quindi sono sempre. Oh, mamma mia. Però sono carine. Nel video, non mi ricordo quale era. Quella insomma, in cui io mentre parlavo c'era il gatto che cadeva dal cornicione e robe del genere, era quella nera. Perché lei è un po' goffa. E così ve le ho presentate. Adesso mi dispiace, non posso più rifarvele vedere perché Stellina è appena andata sui tetti. Sì, allora da me, anche da me, io non ho un giardino e non le faccio andare in strada perché la mia strada è molto trafficata. E quindi sono sempre dentro casa. Come spazio ulteriore hanno, vabbè, il terrazzo in più tutti i tetti dei capannoni di fianco a me. Quindi scorrazzano sui capannoni. Ora sta a voi, ditemi qual è la vostra preferita. Per oggi il video termina qui. Spero di non avervi annoiato troppo. Spero finalmente di aver fatto contenta la mia follower accanita di Stellina. Ora l'hai vista, spero di averti fatto felice. Mi raccomando, mettete mi piace al video se vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale. Alla prossima, ciao!